meno siamo, meglio è. E incontrarci in tanti è un problema, anche se siamo dei congiunti, ma viviamo molto lontano. E quindi in realtà le misure, possiamo fare tutti i ragionamenti che vogliamo, voglio dire, ci sono tutte le opportunità, giustamente come diceva il professor Rezza, da fare, però noi sappiamo che questo virus si trasmette con alcune modalità. E se vogliamo ridurre drasticamente queste modalità le dobbiamo modificare, dobbiamo fare in modo che non si verifichino. E quindi è chiaro che pranzi di decine di persone non sono eventi da programmare. Contatti senza mascherina, senza distanziamento, anche tanto più ci sono, tanto più ovviamente aumentiamo la probabilità che con questi numeri di circolazione continui a diffondersi. Peraltro credo ci vengono anche a supporto eventi internazionali, insomma, no? Festività che si sono verificate in altri paesi e che mostrano laddove ci rilassiamo un po'. Perché è comprensibile. Questo si traduce immediatamente in una ricrescita. Ora, quando abbiamo detto, credo qualche incontro fa, è un Natale Covid, è un Natale dove è un Natale Covid vuol dire anche lo dobbiamo vivere in una forma diversa, che rispetti l'affettività, che rispetti la vicinanza, ma che sfrutti tutti i mezzi per mantenere questa cosa, non nella maniera in cui tradizionalmente siamo abituati a fare. Quindi, io credo che il messaggio che poi ci arriva anche, non soltanto nel nostro paese, ma anche dagli altri paesi, è quello di grande cautela, di muoversi poco, di limitare al massimo, no? I momenti conviviali con persone numerose e di anche stare molto attenti quando, nel mantenere il distanziamento, la mascherina, la reazione dei locali, quando incontriamo persone che non fanno parte, diciamo, del nostro stretto nucleo che incontriamo quotidianamente.